ho pensato, quando l'ho visto col braccino alzato, tutte quelle centinaia, quelle migliaia di bambini ebrei che stavano, che venivano portati nei forni crematori. Cosa vuoi che le dica? Usa un'altra immagine forte il presidente provinciale dell'ANPI, Umberto Lorenzoni, per raccontare la sua reazione di fronte allo scatto che ha fatto ormai il giro dei social. 13 ragazzini fotografati mentre fanno il saluto romano al raduno di Casa Pound a Rebine. Io sono rimasto scioccato veramente, perché se addirittura arriviamo così a strumentalizzare i bambini, vuol dire che siamo arrivati a uno stadio che, assieme ad essere veramente una cosa ributtante, è anche pericoloso. Per Lorenzoni i genitori andrebbero perseguiti. Questo è lo sfruttamento dei bambini. Come vanno perseguiti quelli che mandano i bambini a lavare, a fare i lavavetri? È la stessa identica cosa. Hanno capito che non possono più farlo loro, il saluto romano, e loro lo fanno fare a dei bambini innocenti contro i quali penso che non ci sia nessuna possibilità di reagire o di punirli, perché a un certo momento proprio sarebbe fuori dal mondo. Il caso è destinato a rimanere senza conseguenze, è difficile ipotizzare un reato, le forze dell'ordine sono prudenti e lo è di fatto anche l'associazione Partigiani, che però non vuole lasciare niente di intentato. Io voglio mettermi in contatto con Carlo Smuraglia, che è il nostro presidente nazionale e che oltretutto è un giurista di fama, per vedere cosa è possibile fare per tutelare i bambini, non per aggredire i bambini, ma per mettere questa gente in condizione che non facciano queste cose.